Tutti benvenuti in questo nuovo video, quello di CS Fixworks, e oggi siamo in un breve video praticamente su Telecom Italia e farò anche qualche aggiornamento del caso. E solo che non lo definisco, diciamo, un video definitivo, tipo un 10, perché comunque non è che ci sia chissà che aggiornamenti. Quindi facciamo tipo che sia Telecom Italia 9.1 e diciamo un po' cosa sta succedendo, anche perché sta succedendo poco, però poche cose, ma comunque di una certa importanza, quindi insomma le dico e faccio tipo un 9.1 per non fare un video diciamo molto lungo. Allora, fondamentalmente cosa è successo? È successo che io, come ben sapete, ho aperto un reclamo al Corecom, che è praticamente una denuncia a tutti gli effetti, è una causa che deve essere risolta da un tribunale dell'ufficio del comitato regionale della Toscana in questo caso, e quindi praticamente questo è quanto. Però è successa anche un'altra cosa. Avete presente il recupero crediti che vi avevo detto che Telecom voleva mandarmi, che era un'azienda che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava questo recupero crediti, scusate, comunque era un'azienda per il recupero del credito, insomma. E cosa è successo? È successo che nonostante io avessi aperto un reclamo al Corecom, loro mi hanno mandato una lettera con scritto che l'importo dovuto era di tot euro, insomma, e quindi dovevo dargli sti soldi, insomma, no? E se non glieli davo poi facevano casini, insomma. Però dato che non era una raccomandata, comunque io potevo anche far finta di niente, quindi non era una comunicazione legale. Il mezzo legale è raccomandata con ricevuta di ritorno, insomma, raccomandata 1 con ricevuta di ritorno. E quindi praticamente cosa ho fatto? Ho chiamato questa azienda e gli ho detto: no, guardate, io ho già aperto un reclamo al Corecom, quindi non potete mandarmi una lettera chiedendomi il recupero del credito, la costituzione in morosità, perché appunto io ho una causa aperta contro Telecom. E loro, devo dire, cosa molto diversa dagli altri recupero crediti, mi hanno detto: non c'è nessun problema, annulliamo tutta la procedura e segnaliamo l'errore a Telecom, perché praticamente quando c'è una segnalazione aperta al Corecom non possiamo, diciamo, richiedere il recupero del credito, cioè sarebbe una cosa assurda, no? Bene, e questo praticamente è quello che è successo con recupero crediti. Mentre per quanto riguarda il Corecom stesso, siccome è già da circa un mese che ho fatto la trasmissione UG al Corecom, volevo sapere più o meno quanto tempo ancora dovessi aspettare, e mi sono accorto che, oddio, le tempistiche assurde del Corecom, cioè veramente una cosa assurda. Puntualmente, quando faccio il video, devono passare i treni adesso. È domenica, non ne sono passati nell'arco di 2 ore, ma sono dettagli comunque. E stavo dicendo, mi sono accorto delle assurde tempistiche del Corecom comunque, no? Perché io li ho chiamati al numero verde del Corecom per sapere un po' a che punto fosse la mia causa, così, no? E loro mi hanno detto: ma è stata presa in carico, però insomma non è stata ancora analizzata. Io: ah, e quanto tempo devo aspettare ancora? E sta qua mi ha detto: ma questa volta ci vorrà un pochino di più del previsto, perché praticamente stiamo effettuando il trasferimento fisico dell'ufficio presso un altro posto della città, quindi praticamente proprio per questo motivo ci vuole più tempo nell'elaborazione delle trasmissioni UG, insomma, che gli utenti fanno. E quindi mi ha detto: ma si dovrebbe risolvere nell'arco di 1 o 2 mesi. 1 o 2 mesi, cioè 3 mesi per una roba del genere, cioè 3 mesi, rendetevene conto, è una cosa assurda, ci vuole un botto di tempo. Però sapendo comunque che in Italia per risolvere, diciamo, le cause, le denunce, ci vogliono spesso anni, allora a sto punto dico: ma è forse un po' normale in questo paese che tutto sia in ritardo e tutto vada a rilento. Motivo, anzi, è uno dei motivi per cui io odio fondamentalmente questo paese con tutto me stesso. In ogni caso, senza dilungarsi in argomenti che sono fuori video, questo è quello che è successo, diciamo, con il Corecom. Quindi vi praticamente dico che le tempistiche di solito sono intorno a 1 o 2 mesi, però in questo caso, nel mio caso, perché stanno facendo il trasferimento, è un caso eccezionale, quindi è di 3 mesi, cioè una roba assurda, 3 mesi per una roba del genere, penso ancora.